Fine settimana ricco di appuntamenti in canavese per i nostri amici a quattro zampe. Sabato 12 ottobre, presso il vecchio mulino di Locana, un evento a favore del piccolo rifugio di Grazia de Palma di Pont. Il via alle 17:30 con un mercatino di solidarietà e poi alle 19:30 la cena senza alimenti di origine animale. Il costo della cena è di 18 euro per gli adulti, 9 euro per i ragazzi fino a 14 anni, gratuita invece per i bimbi inferiori ai 3 anni. Occorre prenotare entro oggi, giovedì 10 ottobre, ai numeri 333 46 54 788 oppure 340 15 91 281. Domenica 13 ottobre presso il Parco Bonaudo di Favria, seconda edizione della Festa del Cane. Il programma intenso partirà già alle 11 del mattino con l'apertura e iscrizioni. Durante la giornata ci saranno dimostrazioni di protezione civile con la ricerca delle persone scomparse, la dimostrazione di educazione cinofila con Veronica Lo Surdo e poi nel pomeriggio la dimostrazione di salvataggio in acqua con i Terranova. Alle 16:30 le premiazioni dei cani meticci e di razza. Saranno premiati il miglior cucciolo, il miglior cane, la miglior cagnolina e poi ci sarà un premio barbetta bianca dagli 8 anni in su. Durante la giornata sarà presente anche la toelettatura cane-gatto di Cournier con dimostrazioni di spazzolatura pelo e consigli sulla pulizia dei quattro zampe e il banchetto Stop Vivisection. Ci sarà anche un omaggio a tutti gli iscritti e durante la manifestazione sarà presente anche il veterinario Christian Bonomo. Per i più piccoli anche il Trucca Bimbi. Sempre domenica torna anche la castagnata al Gattile di Ivrea. Un'occasione per fare festa e stare insieme, visitare il Gattile, conoscere tutti i suoi piccoli ospiti e conoscere le volontarie che da tanti anni si prendono cura di loro. Il pomeriggio vedrà anche la prima uscita ufficiale della neonata associazione Bike for Children. Ora gli appelli. Il primo riguarda Mami, cucciolona di 18 mesi, sterilizzata, microchippata, negativa, FIV e FeLV. In realtà Mami aveva già trovato una casa, ma il suo nuovo amico umano si trasferirà all'estero per lavoro a giorni e non può portarla con sé. Per informazioni su di lei si può chiamare il numero 334 24 80 140. E poi c'è Dado, si trova in provincia di Torino, è sano, affettuoso, socievole, ha circa 4 mesi. Per informazioni e adozioni si possono chiamare i numeri 339 52 58 763 oppure 331 42 73 944. E poi Chico, un Breton di 2 anni, dolce, buono, molto insicuro. Adora il contatto fisico, la vicinanza, ama stare sul divano, ama passeggiare e correre nei prati. A guinzaglio è curioso ma è educato. Va d'accordo con i cani femmina e con i bambini poi è fantastico. In questo momento si trova in stallo presso una famiglia ma cerca una casa tutta sua. È adottabile in tutto il nord Italia con seri controlli. No cacciatori, no box, no catena. Sì, invece libero accesso. Presenza in casa insieme alla famiglia. È molto intelligente ed attento. Chicco è vaccinato, chippato e sterilizzato. Per informazioni su Chicco si può chiamare il numero 347 75 13 447.